Non è normale che in una domenica di fine aprile si possa assistere ad un meteo così bizzarro, tanto strano da potersi definire unico. A Branzi, in Alta Valle Brembana, in provincia di Bergamo, per questa terza prova di Italiano Trial datata 22 aprile, ci sono state quattro stagioni in una sola giornata, con pioggia, grandine, neve ed un freddo polare. Veramente sembra che quest'anno il campionato italiano è perseguitato dal maltempo, comunque vabbè, ce ne faremo una ragione. L'organizzazione ha fatto fronte a questi problemi climatici, atmosferici, il percorso è stato modificato, chiaramente è un grande peccato perché ci troviamo di fronte a delle località dove per abitudine abbiamo moltissimo pubblico per questi eventi e la pioggia certo non ci aiuta, però dal punto di vista sportivo io credo che come al solito sarà una gara molto, molto impegnativa, molto importante, molto selettiva. Questo hanno patito soprattutto i piloti primi a partire, ossia la categoria TR4 e TR3, in tutte le loro coniugazioni. Poi, nel corso della giornata, un pallido sole ha asciugato un poco il terreno, ma non le zone, che sono risultate degne di una gara vera e impegnativa, come tradizione vuole quando si corre nella Bergamasca, e questo nonostante una rivisitazione finale tendente al leggero. Chi più ne ha giovato sono stati i due nomi classici della TR1, sia Matteo Grattarola, ufficiale Gas Gas, e Fabio Lenzi, alfiere Beta, ma anche su chi oggi portava il pettorale di leader, ossia Daniele Maurino, portacolori ossa. Bottino pieno quindi per Grattarola, che si prende i 40 punti in palio nella giornata. Ha fatto un ottimo giro il primo giro, ha fatto un buon secondo giro anche se la gara è stata dura. Faccio i complimenti a Fabio per anche lui per il risultato, perché comunque è stata una lotta fino all'ultima zona, diciamo. Complimenti all'organizzatore per tutte le zone, per un ottimo tracciato, un buon livello. E ringrazio tutto il team, tutti i miei meccanici che mi hanno sostenuto, e saluto tutti i miei amici che sono venuti da casa a darmi una mano. Lenzi non ha mollato l'osso ed è finito secondo nella classifica generale finale. Sono soddisfatto, dai, ho guidato bene, ho fatto un ottimo punteggio, sono andato a podio anche nella internazionale e quindi sono soddisfatto. Ma chi ha riconfermato il suo ottimo stato di forma è stato Francesco Iolita, pilota Montesa Future, che ha preso i punti dal terzo posto. Sì, sono molto contento, secondo podio consecutivo, da molto tempo che non salgo sul podio italiano e sono molto contento. Nella categoria internazionale si parla straniero ed è un nome inglese quello che compare in cima alla lista, ed è infatti Jack Chaloner, ufficiale Beta, che vince grazie a un secondo giro eccellente, con il quale brucia per 4 punti il primo posto a Grattarola, che è seguito da Lenzi e che chiude il podio. La zona per me è buona, la gara è tutto perfetto. Non facile, no? Tanto scivola, per me è buono, grazie a tutto il mio team e ai miei seguitori per un buon giorno, grazie. Chi però fa il tris è il leader della TR2, Matteo Poli, pilota ossa, che oggi ha messo una seria ipoteca sul titolo 2012, superando un positivo Samuele Zuccale e il suo primo avversario, quel Filippo Locca. È stata una gara molto dura perché a primo giro le prime zone nevicava addirittura e non riuscivo a scaldarmi. Poi è iniziato a uscire il sole, ho ingranato un po' e è andata davvero bene. Un altro tris di vittorie si registra nella classe femminile a favore di Sara Trentine, ansella a una Beta, che oggi è stata però avvicinata dalla Balducchi, che ha riconquistato il diritto di essere lei l'unica vera avversaria della Trentini. Mentre la Peretti ha invece sofferto, accusando in generale dei punteggi piuttosto alti. Per Riccardo Cattaneo, su ossa, dopo 3 gare è finalmente arrivata la vittoria nella TR3, e questa ai danni di Davide Zaccagnini, oggi addirittura terzo, preceduto anche da Daniele Tosini. Per i giovani della TR3 125 è una giornata dura, ma c'è una sorpresa: la prima vittoria di Matteo Mazzocco con Leonardo Valenti, oggi solo secondo, davanti a Stefano Fiorini, un terzetto tutto Beta. Nulla di nuovo nella TR3 Over con Andrea Soulier, che fa classifica in fotocopia con Michele Pradelli, secondo a pochi piedi da Andrea Ceccati, terzo. La TR4 registra la vittoria di Davide De Martini, che si evidenzia in una classifica molto corta, con Daniele Perini secondo e Paolo Trippi terzo, tutti su Beta. Nonostante il freddo patito,
tanti sono stati gli over 40 all'arrivo grazie ad un bel giro finale. Vince Walter Feltrinelli che supera Enzo Rolle, mentre terzo è Evangelo Più. Premiazioni gremite con la presenza del sindaco di Branzi, che ha voluto ricordare in un modo sentito un grandissimo di questa terra bergamasca, quel Diego Bosis che resta e resterà nel cuore di questa gente per sempre.